E andiamo invece a collegarci con Salvo Abate. Ciao a Buonasera, tutti, Salvo. ciao Rita, grazie alla redazione di 01TV, grazie a Salvo che mi ha illustrato appunto come mettermi in contatto e online con voi. Grazie a te per aver accolto il nostro invito, perché oggi appunto ci parli di una causa importante, una raccolta fondi appunto per una causa importante che illustrerai tu stesso. Sì, sono Salvo, il fratello di Angelica. Angelica è una ragazza di Roccanumera, una ragazzina di Roccanumera di appena 18 anni e lungo il suo percorso, all'età di solo 17 anni, ha incontrato un gravissimo problema, un raro tumore cerebrale che appunto ha momentaneamente interrotto il suo percorso, la sua vita e può rischiare di interrompere in maniera definitiva i suoi sogni, i suoi desideri. E tutto quello che ne determina una giovanissima vita con tutte le sue aspirazioni. E fin dall'inizio è stato un percorso impervio perché appunto il primo intervento non ha sortito gli effetti sperati e appunto qua sono qui appunto nella ospite vostro per raccontare questa storia. La prima volta è stata fatta appunto una raccolta fondi. Come appunto ci tengo anche a specificare, nel primo caso è stata una raccolta fondi fondamentale per salvare la vita di Angelica, mia sorella, visto che in tutta Italia la situazione di mia sorella era, in sostanza mia sorella era inoperabile per qualsiasi, visto che appunto abbiamo girovagato in Italia, abbiamo preso email, contatti, mandare esami qui e lì, fino a quando appunto siamo riusciti a contattare una clinica in Germania, che ci ha dato appunto modo e lo spiraglio di poter intervenire su mia sorella, sul suo tumore cerebrale al cervello e poter dare appunto la speranza che sta avvenendo, che è appunto in atto adesso per lottare contro questa grave malattia. Si tratta di una malattia rara, È una malattia rara, è una malattia come rara si chiama? che sì, è una. Sì, Prego. è una malattia rara, si tratta appunto solo riguardo al 2%, oltretutto i tumori cerebrali comunque già di per sé non hanno una grossa diffusione. Quello di mia sorella riguarda il 2% dei tumori pediatrici, quindi si tratta di davvero di pochi casi al mondo. E mia sorella appunto ha bisogno di cure speciali, cure innovative appunto di fondi per darle speranza. Per dare appunto modo ad una ragazzina che sta appunto lottando contro qualcosa di incredibile. Questa è la seconda In raccolta fondi? Sì, ti ascolto, ti ascolto. particolare, appunto, ha bisogno di due interventi particolarmente delicati che potranno essere eseguiti in Germania, come dicevi. Sì, attualmente mia sorella, come appunto abbiamo cercato sempre di raccontare in maniera dettagliata, sia tramite online, articoli di giornale, interviste, e soprattutto tramite la raccolta fondi, perché chi ha contribuito finora merita di sapere in maniera dettagliata i fondi, come sono stati utilizzati e la storia di Angelica. Almeno io sono qua in Toscana, mia sorella è partita ieri perché ci sono state problematiche dovute appunto all'idrocefalo, all'intervento che è stato effettuato qua in Toscana, ed è quindi partita immediatamente ieri in Germania, per valutare la situazione e i prossimi passi, visto che questa è una malattia che appunto non resta immutata, non è statica, appunto, e va vista e trattata con le adeguate precauzioni nei momenti adatti. In Come questa seconda dicevi, appunto, raccolta, sì. è lodevole anche il voler mettere, insomma, raccontare ai donatori, insomma, passo passo quello che accade. E sopraggiunta questa complicazione, come dicevi, cos'è Sì. cioè, in parole semplici, ecco. In parole semplici, appunto, un idrocefalo è un eccesso appunto di liquido all'interno del cervello che in questo momento non si è riuscito a gestire bene per quanto riguarda questa nella struttura in cui appunto ci siamo dovuti rivolgere perché mia sorella eravamo venuti qua per appunto quando ci eravamo sentiti qualche tempo fa con un medico di questa zona per iniziare la radioterapia. Dopo aver iniziato la radioterapia, mia sorella appunto è stata malissimo,
quindi siamo venuti qua a Firenze perché siamo qui vicino, che attualmente sono ad Empoli, e poi c'è stata questa problematica e ci siamo appunto rivolti nuovamente, anche ovviamente grazie ai contributi, che so quello che è rimasto della scorsa raccolta fondi, quello che attualmente abbiamo, all'Ini Clinic di Hannover, dove appunto adesso stanno valutando la situazione di mia sorella. Ovviamente i fondi attuali non sarebbero sufficienti per iniziare tutto quello che comprende una terapia per dar modo a Angelica di combattere e sconfiggere la malattia. Angelica appunto scopre la malattia a febbraio, mi pare. Angelica scopre la malattia a febbraio. Angelica è una ragazza alta, forte, forte perché lei gioca a pallavolo, ama la pallavolo. Il suo sogno è diventare una giocatrice di pallavolo professionista. A livello professionistico e ha tante passioni, lei ama leggere. Fino all'altro giorno, prima di partire, mi ha chiesto di comprarle un libro di Elena Ferrante perché è la sua autrice preferita. Anche un canale Instagram dove appunto racconta la passione che ha per i libri, con appunto un connubio tra emozioni, trame. È una sua grande passione che appunto siamo riusciti anche a trasmettere io e mio fratello, perché appunto tramite la lettura si possono raggiungere vette che non è possibile raggiungere senza appunto leggere, perché la lettura apre varchi che non si riescono a superare in altri modi. E quindi, come stavo dicendo, mi sono un po' perso nel discorso. Appunto, mia sorella ha avuto questo mal di testa, le è sempre stata bene, un mal di testa farmaco resistente. Stiamo andando al pronto soccorso perché non ci tornava qualcosa e hanno scoperto questa enorme massa al cervello, ci è caduto il mondo addosso. Da ogni punto di vista, sia da parte mia, da parte di mio fratello, in quel momento era a Milano, si è precipitato qui in Sicilia, mia madre, i miei parenti, tutto quello che ovviamente ne comprende, perché quando arriva una notizia del genere, soprattutto per quanto riguarda una ragazzina di 7 anni, qualcosa davvero che ti devasta. E Angelica, appunto, come detto, è una ragazza di 18 anni, studia al liceo scientifico e ha questo sogno di diventare pallavolista professionista. E, ama la lettura e cosa possiamo dire? Possiamo dire, intanto se vuoi aggiungere qualcosa e poi magari diamo appunto i Sì, riferimenti per come, prego. Angelica, lo dico in maniera sincera e coerente, perché appunto ci tengo a dire le cose in maniera coerente. È una ragazza splendida e stupenda, dolce. Merita questa opportunità. L'importante nella vita non essere indifferenti, alzare gli occhi e guardare appunto anche la sofferenza che ci sta attorno, e sofferenze eclatanti come questa di una ragazza che rischia in maniera evidente di interrompere il suo percorso di vita in maniera molto, molto, molto prematura, per interrompere i suoi sogni. Che partisse, mia sorella gli ha ricordato di non smettere di sognare. E saper comunque anche chiedere collaborazione e aiuto è un atto di coraggio ed è importante quando Sì. soprattutto serve farlo. Oltretutto, vorrei appunto fare un appunto rispetto a tutto quello che ci sono state anche appunti, magari dichiarazioni o commenti riguardo tutto ciò, che la raccolta fondi ovviamente è un'azione che può sembrare abbastanza appunto molto eclatante, si può dire, perché non è una cosa che si fa tutti i giorni, fare una raccolta fondi, poi una seconda raccolta fondi, c'è anche chi ha detto l'Europa non ti paga le spese mediche. Le spese mediche, appunto, è molto più facile ottenere fondi perché mi sono ampiamente informato, chiamate, email, mandare parenti in un determinato ufficio che mi hanno aiutato sempre e supportato, grazie a loro, grazie sempre. Però è molto più facile quando ci sono interventi programmati e non interventi che si tratta, che appunto dove c'è in ballo, si è tra la vita e la morte, e soprattutto in questi casi ci devono essere appunto medici. In questo caso si tratta di neurochirurgia disponibile a scrivere che non si tratta di un demerito della nostra sanità, ma semmai un demerito delle nostre strutture che non sono sicuramente, è un dato di fatto, al pari in questo caso della Germania, dove hanno tecnologie, apparecchiature che possono determinare una maggiore riuscita, una massimizzazione di un risultato e una minimizzazione dei rischi per quanto riguarda i pazienti, soprattutto se si parla di un paziente che è molto giovane. Ci sono medici appunto che evidentemente questo
non lo mettono per iscritto e in questi casi non è facile, anzi no, non è possibile ottenere che poi si tratta appunto di rimborsi posticipati, difficilmente si tratta di rimborsi anticipati e quindi non è facile avere in maniera anticipata somme così importanti e quindi la raccolta fondi è una scelta proprio conseguente e naturale per chi vuole lottare. Necessaria Per una in ragazza che mia sorella ogni giorno mi dice che lei vuole vivere e vuole stare con noi, e io sto lottando per lei. questo caso. E ti fa onore, Salvo, sicuramente. E, ricordiamo, grazie anche per aver precisato appunto tutto quest'iter delle sovvenzioni, insomma. E, quindi ricordiamo come si può donare per Angelica, appunto. Come appunto abbiamo specificato io e mio fratello Carmelo nel titolo della raccolta fondi, questa è una speranza per Angelica. E una speranza perché appunto questa è una seconda raccolta fondi, non ce ne sarà una terza, l'importo è anche adulto a questo, sia per gli interventi che hanno un costo molto elevato, sia per le terapie innovative che sono solo presenti in Germania. Trovate la raccolta fondi sul sito GoFundMe cercando una speranza per Angelica, per chi preferisce mandare un bonifico. Il mio IBAN è quello che ho scritto lì in sovraimpressione, l'intestatario sono io. Ovviamente tutti i fondi verranno utilizzati per le cure di mia sorella. Per chi pensa appunto che eventuali fondi rimanenti non andranno in tasca mia, non esiste assolutamente, verranno eventualmente donati per altre cause, ma qua si tratta appunto di combattere per Angelica, ci stiamo mettendo davvero il cuore. Il mio cuore batte per Angelica e stiamo facendo davvero tutto il possibile e l'impossibile. L'importante è che il vostro cuore si apra e capisca davvero che nella vita ci sia sofferenza, la sofferenza va condivisa per essere combattuta e battuta. Bene, e allora appunto rivediamo un attimino quindi la locandina dove c'è scritto il sito cui potersi per donare online, www.gofundme.com, una speranza per Angelica e per donare via bonifico appunto l'IBAN che leggete in sovraimpressione nella locandina. Salvo, grazie per averci raccontato questa storia che ti riguarda direttamente e grazie insomma anche per aver trovato appunto la forza di chiedere aiuto e di condividere Grazie. questa storia. Grazie a voi. Ultima cosa, l'importante nella vita è andare oltre l'indifferenza, mettersi nei panni degli altri. Se tutti noi riuscissimo a fare qualcosa del genere, avremmo modo di cambiare le vite di tutti noi e di quelli che soffrono, soprattutto come in questo caso mia sorella, ma anche quelle di tante altre vite. Potremmo fare la differenza anche nel nostro piccolo. Ve lo dico dal profondo del mio cuore. Grazie a tutti. Grazie per avermi accolto. Grazie. Grazie a te. Buon pomeriggio e ci ritroveremo, speriamo, in futuro, insomma, con dei risvolti positivi. Buon pomeriggio a Salvatore Abate. Grazie.